Ringraziamo il Rotary Club e tutti coloro i quali hanno collaborato per lo spostamento del busto del Cardinale Pappalardo, un personaggio illustre e importante sia per la Chiesa ma anche per Bagheria, perché era cittadino onorario della nostra città. Fra le tante cose che ha fatto e che ha detto di importante c'è certamente il suo contrasto alla mafia, le parole dure contro la mafia in un periodo in cui la mafia probabilmente era ancora più forte di adesso, in un periodo in cui la Chiesa doveva sicuramente prendere una posizione netta, e lo ha fatto con queste parole forti. Quindi purtroppo lo spostamento si rende necessario per alcuni incivili che non hanno rispettato la cosa pubblica, un busto che appartiene a tutti. Così dovrebbe essere sempre, cioè nessun cittadino dovrebbe oltraggiare la memoria del passato, ma sicuramente non rovinare quello che è un'opera pubblica, un'opera che appartiene a tutti. Quindi si spera che questo spostamento sia definitivo e così credo che sarà. Inoltre, adesso il Cardinale Pappalardo con questo busto si trova sicuramente in un luogo privilegiato, con una vista privilegiata, e sono certo che da ora in poi verrà rispettata quella che è la memoria del Cardinale Pappalardo e questa opera pubblica che appartiene a tutti i bagheresi. Noi abbiamo semplicemente espresso il nostro ruolo e la nostra mission, quale sarebbe quella di utilizzare le risorse buone dei nostri associati, le loro professionalità e delle persone che ci stanno intorno, per poter migliorare il luogo in cui viviamo, la nostra comunità. In questo caso io vedo un bicchiere mezzo pieno. Mezzo pieno cosa vuol dire? Che siamo riusciti con poco a valorizzare un bene che è di tutti noi e che ci dà lustro, dà onore al nostro territorio. Di questo questa è una delle opere che stiamo realizzando, perché abbiamo altre opere pure in cantiere, in progetto, sempre relative alla salvaguardia del nostro territorio. In breve partirà il restauro dell'Arco del Padre Eterno, un'opera che ritengo importante perché valorizza ulteriormente le nostre capacità, può essere da richiamo per i turisti e per, consentite di dirmelo, anche ad onore della memoria di tutti i nostri illustri predecessori bagheresi, che spesso Bagheria veniva additata come luogo di mafia e basta. Invece noi abbiamo delle realtà intellettuali che sono state di ampio respiro, nazionali e internazionali, che sarebbe giusto ricordare. Io sono il presidente dell'Associazione Culturale per la Difesa della Storia, Tradizione Popolare e Beni Culturali di Caccamo, che allora nel 2011 abbiamo proposto al sindaco Biagio Ciottino di collocare questo busto in bronzo che aveva fatto il nostro socio a Bagheria, atteso che il Cardinale Pappalardo era cittadino onorario di Bagheria. La cosa fu accolta con grande entusiasmo e si fece questo busto, a cui siamo stati sempre affezionati e l'abbiamo guardato con particolare attenzione. Ora abbiamo proposto all'arciprete di spostarlo in una sede più dignitosa per eliminare tutti quegli inconvenienti di cui si è parlato, perché veniva continuamente sottoposto ad atti vandalici eccetera. Io sono particolarmente soddisfatto di questa nuova collocazione del busto, che naturalmente valorizza l'opera d'arte ma rende più fruibile alla città questo bene che è tra l'altro l'immagine del Cardinale Pappalardo, un grande prelato che ha dato tanto alla Chiesa palermitana.